Bentornati ragazzuoli con il vostro Mitch, Final Fantasy XV. Spero abbiate passato un buon Natale e vi auguro anche un buon proseguimento delle ulteriori vacanze. Settimana scorsa ho avuto un po' di problemi con l'impegno obbligatorio che avevo accennato al primo video della serie e poi sono stato lì a aspettare il corriere per avere tutti i pezzi per poter assemblare il computer che dovevo fare a mia cugina di 9 anni. Nel frattempo però ho giocato un po' a Rise of the Tomb Raider, veramente un bel gioco, veramente lo sto apprezzando un sacco, soprattutto mi sembra che negli ultimi anni stia migliorando veramente un sacco, quindi bravi Square Enix. Comunque, ho installato l'aggiornamento 1.03 e ho formato un po' di punti abilità con un modo un po' tricky che al massimo vi spiegherò più avanti, perché in questo video volevo andare avanti con le missioni di caccia. Ho trovato anche una nuova ampolla magica nel video che vi sto mostrando in alto a destra. L'ho trovata nell'unica casa grossa che potete vedere in questa zona ai lati, e all'interno insomma c'era questa ampolla magica. Sono andato un attimo a esplorare un po' la zona e peraltro non credo ci sia niente, quindi come prima missione oggi andiamo a completare la vendetta del pescatore. Ho letto un po' di commenti, ragazzuoli, ho visto che c'è gente che apprezza molto il doppiaggio in giapponese, altri che invece lo odiano e vorrebbero che tornassi a quello inglese. Magari ditemi anche in questo video cosa preferireste voi. Sono un po' arrugginito, vediamo come ce la caviamo. Quindi andiamo, mappa. Ecco qua. Oltretutto ho scaricato anche il pacchetto quello gratis del festival che si terrà, non so, forse gennaio, febbraio del carnevale. E sono molto curioso di vedere cosa si inventano più che altro. Ok, preso il Chocobo, dirigiamoci lì. Mamma il salto qua. Nice. Ah, mi avete anche chiesto del fatto della webcam, della facecam. Mi avete detto che sarebbe più di compagnia, no? Vedremo di metterla magari sulle missioni principali. Ditemi anche in questo caso cosa ne pensate. Soprattutto quelli un po' più timidi che magari non commentano mai, sarebbe apprezzabile come cosa che mi dicessero cosa ne pensate almeno su sta cosa qui. Allora, andiamo con la lancia. What? Ok. Diciamo che è brutto usare sempre le magie, no? Perché alla fine se adesso usassimo un Kryoga sarebbero già belli stecchiti, quindi ok, andiamo avanti così. Un attimo riprenderci la mano perché sono un po'. Ok, perfetto. Boom. Vediamo di fare, come potete vedere, ho anche comprato le ultime due di Pronto e Gladio. Facciamo niente per adesso. Ok, manca l'ultimo. Ok, finiamolo con Eradicazione. Non si vede, signor Gladio. Ok. Perfetto. Proseguiamo con trofeo di caccia. Linea difensiva, andiamo nel parcheggio. Linea difensiva di Lestalum. Sto guardando attualmente, ragazzuoli, nella lista di caccia sulla guida ufficiale. Tanto per capire un attimo quante sono, e ce ne mancano veramente tantissime. È una cosa positiva, sinceramente. Preferisco più queste che nelle missioni secondarie normali. Ne abbiamo da fare 102 in totale. E non sto guardando né nomi né niente, però più che altro i posti, quello sì. Quello mi sa che dovrò controllarli. Cosa abbastanza semplice per ora, dato che sono sempre di questo tipo che abbiamo già combattuto. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Adesso a livello 31.
Ok, quindi spada. Andiamo. E uno è quasi già andato. Perfetto. Nice. Ah, ok, da dietro ci hanno preso. Hanno un bel po' di punti vita però. Allora, finiamo questo qui. Se invece noi riusciamo a fare... vi mostro un grilletto facile appena pronto è pronto. No, neanche. Senta! Vada pronto. Dan 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 dan. Niente di che, ma insomma, più o meno. No, preferisco quella di Gladius, sinceramente. Allora, finiamo. Questo qua è un po' avvelenato, potremmo anche lasciarlo lì. Quello che aveva poca vita, eccolo là. Perfetto. Finiamo questo. So che potrei usare spesso la panoplia, ma vabbè. Ci siamo. Non è ancora morto, ok. Perfetto. Basta che non venga fuori altri mostri notturni adesso, perché sennò ce l'allungano di non so quanto. Riesci a prenderlo? No. Ecco, vedete, questa qua è un'abilità che vi permette di continuare ad attaccare a manetta quando siete in volo. Dovrebbe essere morto. Perfetto, manca lui. Vediamo di fargli un accerchiamento. Se lo becca. No, non lo sta beccando. Bene. Cazzo, è davanti a voi. Ok, bravi, dai. Veloci. Perfetto. Prendiamo su cosa c'è qui. Patate. Che figata però, sembra che abbia, non so, delle scarpe sportive. Che spariscono. No, 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 basta, 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 basta. Via, che palle. Via, 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 via. Andiamo con un campione dei cieli, che in questo caso sarà un grifone, giusto? Sì, ok. Andiamo, parcheggio, crepaccio di Tailpar. Ah già, eccolo. Salve. Cosa dice? Combattiamo un po'. Venga giù però, che non è giusto. Tanto per fare un gameplay un po' più variegato, allora, potremmo provare a usare qualcosa che dà stop o inabilità. No. Potremmo provare stop, questo qui. Mettergliene magari, ecco qua. Cosa dite? Sarebbe meglio fargliela quando è a terra, quindi credo di aspettare un po' intanto. Prendilo, prendilo. Ok, adesso, 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 un attimo. Perfetto, proviamo, eh. Vediamo. Sì, credo che l'abbiamo rallentato, giusto? Non capisco. A gelo. Gelo e basta, sembra. Quindi va via più lento, non l'abbiamo proprio stoppato. Andiamogli dietro. Perfetto, bravi. No, non abbiamo proprio stoppato, altro che. Ma mi è solo fuori un po' di confusione così, eh.
Perché lo mutiliamo. Ok, perfetto. Vediamo se riusciamo a fargli l'attacco in caduta. Nice. Però speravo tipo di stordirlo di più. Pronto è pronto? No. Bisogna aspettare un altro po'. Adesso vado. A parte che adesso era a terra, quindi potevo fare anche di altro. Vabbè, ha fatto qualcosina lo stesso, dai. Perfetto. Riproviamo di nuovo con lo stop. Se ce la facciamo. No, non l'abbiamo preso. Sistemati un po'. Ok. Dai che manca poco, ragazzuoli. Ok, perfetto. Piumetta. Guardate che bello è però. Gokuro-sama. Dai che forse andiamo al rango 4. Vediamo un po'. Eccolo là. E guadagniamo. Forestale. Banda d'argento. Allora, continuiamo con sovrane iraconde. Qua comincia ad essere un po' più tosta, eh. Andiamo al parcheggio nuova tangenziale Cornix. Guardate che grosse! Ecco, vedete, sono sempre un... c'è sempre un po' di diversificazione su ste cacce, per quello mi piacciono di più delle missioni secondarie normali. Ok, vediamo un po'. Ok, spade, gelo e pistole. Quindi andiamo con la nostra spada. Vorrei provare a cacciargli un stasimanzia. Andiamo. Ok. Nessuna che sia bloccata. Va bene. Vediamo che potremmo andare. Ok, sono abbastanza veloce, devo stare attento. Non ci sto capendo però niente, sono tanto veloci. Ok, vediamo di fargli un grilletto facile. Dai, pronto, critica un po'. Nice. Perfetto. Qua potremmo fargli una panoplia, no? No, aspetta ancora un po' prima di fargliela. Magari alle prossime. Perfetto, così. Qua dovrebbe essere andata. Ok, no, è ancora. Ok, perfetto. Vediamo di stopparle. L'altra... no, sono abbastanza vicini, quindi direi di fare così. Ok. Eccola, eccola, eccola. Ah, no, c'è... ok, stiamo sto meglio questi azzurri. Cioè, ci siamo stoppati tutti, praticamente. Strano che non ci abbia neanche avvelenato. Perfetto. Via, via, via. Mushi, dame da te, no? Ore? Oh, zenzen dame da ne. Dai, no, ore mo. Allora, andiamo avanti con la principessa contagiata. E qua mi sa che gli scateneremo un po' di panoplia addosso. Allora, abbiamo un Ariadne, che dovrebbe essere quella speciale. Quindi è la principessa. Aspettate un attimo, non è che sia... o la mamma o... no, credo... può essere che sia la figlia di quella là che ci ha chiesto... avete visto la nostra figlia? Non so, aveva un nome strano. Che sia questa. Perché il posto è quello. Credo. Meno che non mi ricordo male. È passato 2 settimane, tipo, quindi... potrei anche fare un film. Però... mi ricorda quel posto. Eh sì, perché era la caverna di ghiaccio. Sì. Ciao, Cobo. Vediamo un po', 280 metri di là. Ma si deve essere per forza dentro. Dobbiamo rifarci tutta quella zona con tutti i mostri eccetera. Oh mio Dio. Perfetto. Qui
qui, vabbè, ci sono loro, intanto lasciamoli lì. E siamo arrivati. Oh, cazzarola, ma che tosti. No, sti qua sono i picciolini. Dov'è la gigantesca? Vabbè, verrà giù adesso. Vediamo un attimo cosa sono deboli loro. Magari è debole anche la mamma. Facciamo uno stop. Ok, stavolta. Vabbè, ma ci ha preso anche noi. Dobbiamo farla da veramente distante. Aspetta, non ho neanche visto da cosa sono deboli alle armi, più che altro. Fammi vedere un attimo. No, non uscire. Ok, quindi passiamo a. Usiamo la ribelle. O potremmo usare l'assassino. Usiamo la ribelle un po'. Là. Non possiamo fare chissà che combo, però. Non mi ispira tanto, eh. Le assassine non mi piace giocare con le dame. Vabbè, quindi. E niente, andiamo con la spada normale, siamo a posto. Vai dietro. Non riesco ad andargli dietro. Ok, vai dietro a questo. Boh, perfetto. Nice. Aspettiamo che venga giù la regina, così gli facciamo una bella panoplia in faccia. Ahia. Ok, dietro, dietro. Eccola che arriva, mi sa. Ok, perfetto. Dov'è? 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 Perché folletti? Non mi interessano i folletti. No, scusate ragazzi, un attimo, eh. Ma. Ce l'abbiamo finita? Eh no, vedete, Ariadne. What? Ah. Ok. Per ora abbiamo finito. Ecco qua. In teoria dovrebbe darcene lui. Però come potete vedere, non vengono fuori. Non capisco motivo se è per il fatto che qua abbiamo la missione principale, quindi ci dice tipo prima fai la missione principale e poi torna qui. Però è alquanto strana sta cosa. Quindi ci dirigiamo un attimo ad Hammerhead, che c'era un ragazzolo che voleva vedere morto il primo mostro rosso gigantesco che c'è nel quel squarcio di terra. E vediamo un attimo quanto OP siamo diventati in confronto. Andiamogli proprio in bocca. Eccolo là. Venga qui. Boom. Come lo uccidiamo? No, magie no, eh. Oh, sentite la musica. Oh, guardatelo. Si è ingazzatino anche lui. Vediamo un po' cosa debole. Comunque è sempre a livello 38, insomma, non è proprio un cagnolino. Ok, tutti con sta lancia. Vabbè. Cerchiamo di andargli dietro. Questa telecamera sui cosi grandi è sempre una roba assurda. Ok, 7000. Ne abbiamo già tolto un buon 20% di vita. Oltretutto avvelenato grazie a Ignis. Ok, fa una UE per spingerci via. È già morto tra virgolette, però basterebbe credo un accerchiamento adesso, però facciamo durare un po' di più. Poverino, mi dispiace un po'. Ok, vediamo di fargli un'eradicazione con Gladio. Aspettiamo un attimo qui, tranquilli. Ok, pronti. No, lo uccido così. Vabbè, mi dispiace. Perfetto. E posso dirvi che mi è arrivata la DSL, cioè dovrebbe arrivarmi in questi giorni, e alla modesta velocità di 1 mega in download. Non 1 mega diretto in download, proprio 1 mega. Quindi sono tipo. Cosa sono? 130 KB al secondo in download. È buona però perché alla fine, essendo un cliente Telecom da 25-30 anni, non vado a pagare niente
Più che altro la userò per giocare con giochi del cellulare. Basta, perché non puoi fare altro con quella velocità lì. Però insomma, sembra meglio di non averla. Allora, ricercati. Ne abbiamo solo due da fare qui, perché questa richiede... Cosa richiede? Perché non possiamo? Ah, rango 5, ok. Andiamo a fare Faida Intestina. Ok, siamo arrivati. Dove sono? Ecco, là in mezzo. Qua sembrano semplici armadilli. Andiamo. Fanno un male boia però, eh. Guardate che roba. Perfetto. Prendiamo sul tesoro. Denti di drago antico. E torniamo alla regalia. Andiamo a fare menu. Compriamoci. No, non lo compro, perché sennò potrei anche farmelo tranquillamente. Vediamo di prendere. A volte ritornano. Ok. A un chilometro di là. Ok. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Sì, potremmo andare al parcheggio di vicino. Magari fermarci anche qui a, che ne so, mangiare qualcosa. Eh no, però se mangiamo lì poi passa giorno, quindi non si può. Vabbè. Eccoci qua, perfetto. Sono tanti, non posso neanche ancora. Ok, adesso sì. Dai. Mamma mia, vado a farmi un caffè. Cosa dite? Magia e poi panoplia all'istante? Abbiamo il ghiaccio, ok. Quindi di questo ne abbiamo. Andiamo con il Kryoga. E facciamoglielo lì in mezzo qui. Nice. Allora, andiamo con la panoplia. What the fuck, ragazzuoli, che sta succedendo? Dai, mi fai sprecare la panoplia così? Seriamente? Morite. È tornato normale, non mi ero neanche accorto, perché ci ha bloccato però il... Ok, adesso ce l'abbiamo di nuovo. What? Aspetta. No, prima ho visto evoca, quindi evoca. Invoca. Nice. Chi arriva? Chi arriva? Titano? No, che palle, sempre te. Volevo vedere Titano. Dai, Ramu. Mi sa che ce ne one shot a noi, eh. Ok, grazie Ramu. Gli altri non so perché non hanno preso esperienza, saranno morti. Cos'è successo? Dov'è? Eccolo. Ma che faccione. Oltretutto noi abbiamo gli occhi viola. Piercing runico. Adesso andiamo a vedere cosa fa. Quindi qua abbiamo finiti. Allora, sto piercing, vediamo un po'. Decorato con antiche iscrizioni, incrementa moderatamente. Ah, però non è più forte del diadema. Più 100. Il diadema fa 150, ok. E invece l'altra, questa, 300. Ok, quindi andiamo a metterla al signorino qui. Ok. Come potete vedere, ho messo anche il braccialetto dell'amicizia, che ci permette di fare gli incroci anche se loro sono più distanti, sia lui che
sia lui che a Gladio, però a lui non volevo togliergli un po' di difesa, quindi ho dovuto sbloccare il terzo slot. Ora, non so quanto sia venuto lungo il video per voi, però proviamo a continuare un altro po'. Andiamo all'area di sosta di Tailpar. Ok, allora quindi lui ha i grancorni, gli aguari. Questi uomini, mamma mia, con quell'ade che ci fanno di colpo, guardate. Zampe rosse, ok, un po' più diversi, diversificati. Due Jutun, vabbè. E gli aguari albino, questi qua mi sa che saranno veramente tosti. Stiamo infuocato, vabbè. Partiamo con questo. Credo che questo combattimento qua sarà abbastanza easy, quindi vediamo un po'. Mamma mia, quanto gli abbiamo fatto con un colpo. Ok. Perfetto. Comunque, per chi si stesse chiedendo come faccio ad avere i danni a Peiron, cioè quelli che superano 9999, perché ho preso l'abilità permette di infliggere danni trascendentali con gli attacchi incrociati. Perché purtroppo non potremo andare a fare 9999 più con le armi normali. E sta cosa sinceramente mi ha un po' deluso. Continuiamo con Sekulam, predatori al valico. Fagli qualcosa, Giacomo. Fagli qualcosa, Giacomo. Giacomo, Giacomo. Niente, eh? Ok. Ha le pernacchiette in mezzo ai jaguari. Gli fai, bravo, bravo, sai. Vediamo cosa sono deboli. Sto un po' incazzato con noi. Ok, fuoco. Abbiamo questi 5 rimanenti. Vediamo dove potremmo farlo. Sempre noi ci becchiamo comunque. Aia, aia. Aia. Non vedo niente queste piante. Ok, credo che potremmo andare anche con la nostra spada. Non vedo cosa succede. Bellissimo sto combattimento, anche per voi da vedere. So solo che sto morendo. Adesso viene giù Zeus. Non riesco neanche a dire Zeus. Dai Zeus, venga giù. Tanto so già che. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse riusciamo a fargli però un'eradicazione. Tiragli giù un po' di vita intanto. Perfetto. Nice. Li ha quasi disumanati tutti. Aspettiamo un attimo di. Che siano insieme, ok, vai. Ok, quelli sono andati. Noctis sta morendo male. Non ci sta. Questo qua si sta caricando. Ade, immagino. No, 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 no. Please, 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 please. Aspetta, aspetta, che forse è meglio che faccia così, va. Te lo becchi, Noctis? Grazie. Vabbè, non è andato giù. Cazzo, mi ha fatto Ade, mi sa. Prendi, curalo, curalo. No, ok, va. Perfetto, vai. No, no, sta caricando Ade. Sta caricando Ade. Giusto, no. Non so se guardare la vita o schermo. Aspetta, pronto, pronto, sta male, pronto, sta male. Siamo gran pozione noi. Gran pozione pronto. Ok, andiamo. Ok, un'altra eradicazione, vai. Vediamo se riesci a ucciderli tutti. Ok. Più o meno. Lui è morto. Stava preparando Ade. Cioè, sto gioco è un po' così. Quando ci sono nemici binormi e grandissimi che è impossibile non tenerli dentro la telecamera, ti sfarfalla tutto perché non riesci a capire come muoverti dato che c'hai solo il nemico davanti e continua a seguirlo, quindi non riesci a capire un cazzo. Quando invece ci sono nemici piccoli, si confondono con l'ambiente, con gli alberi, eccetera, e anche lì se sono veloci come gli jaguari si confonde tutto, quindi è un po'
Diciamo che non è proprio un punto forte la telecamera di sto gioco. Ok. Pur avendo settato al massimo il target che li continua a, insomma, a inquadrare. Ciondolo terreno. Credo che aumenta. No, non c'è l'elemento terra, quindi non so. Intanto accettiamo anche operazione repulisti a Skier. Ah, impedisce di pietrificarsi. Sto qua sembra molto buono. Contro alcuni tipi di nemici, ma è molto buono. Ci sono i 100 zampe, che sono di livello 20, e gli altri 37. Quindi finiamo subito i 100 zampe in velocità. Appena riesco a capire la debolezza, ok. Perfetto, direi di andare con la dissidrice. Se mi fa traghettare quello lì, ok. Voilà. Che combo gli ha fatto, ragazzuoli, eh? Il nostro Choco. Vai pronto. Ok, facciamogli a zampe rosse. No, aspettiamo un attimo l'eradicazione a sto punto. Dai, dai, che sono lì tutti insieme. Perfetto, vai. Beccali tutti. Taglia l'aria. Oh la la. Nice. Sorditi. Non li vedo, ma credo siano lì. Perfetto, un altro andato. Nice. Manca l'ultimo. Eccolo qua. Perfetto. Nel prossimo episodio inizieremo a fare quelli di vecchia Destalum e poi insomma vedremo se arriviamo anche al rango 5, non credo, però se arriviamo al rango 5 continueremo a fare quelle che ci si sono sbloccate sugli altri posti che abbiamo già fatto. Quindi andiamo a vedere dove bisogna andare, sempre là, quindi di nuovo Chocobo. E li abbiamo fatti tutti senza mai mangiare, che è una cosa poco conveniente, però vabbè insomma. Diciamo che difficoltà serie non ne abbiamo avute. Perfetto. Venite, venite, venite. Da chi parte? Da questo? Vai. No, no, ho detto che partivo da quello. Fagli un aggiramento, please. Sennò così non gli facciamo veramente niente. No, 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 tirarmi, no, tirarmi, no, tirarmi, no, tirarmi. Ok, perfetto, andiamo lì dietro. Ok, finalmente un aggiramento, però non incrociato. Quindi andiamo con l'eradicazione. Anche se avremmo potuto fare più un accerchiamento per adesso. Ok. Ok, sono un po' più forti dei normali, eh. Dai. Perfetto, così. Un 22.000 nell'anno. Cosa dite? Andiamo di panoplia? Mi sto facendo colpire apposta perché forse volevo evocare Zeus. Dai Zeus, venga giù di nuovo. Vediamo se viene, eh. Sono curioso. Volevi? Nice.
E Zeus. Bravissimo, colpiscimi così. Dai che vieni giù. Cosa mi prendi? Vedi, Zeus mi ha preso, venga giù. Niente, eh? Ok. Ecco qua, finiti tutti anche questi. Vabbè ragazzuoli, io vi ringrazio di aver visto il video e, come al solito vi dico sempre di, se avete critiche, se avete consigli, qualsiasi cosa, ditemi pure nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video con un altro po' di caccia. Ciao a tutti.